Una lista lunga che rischia di far registrare col tempo altri nomi illustri. Il coronavirus non risparmia il calcio d'élite e al momento sono 13 calciatori di Serie A costretti alla quarantena e alla cura. L'ultimo in ordine di tempo è Blaise Matuidi, giocatore della Juventus, che ieri ha rivelato di aver contratto il virus. Un modus operandi interessante quello delle squadre di Serie A che, al pari delle compagini straniere, appena nota la positività di un calciatore, emette un comunicato stampa urbi et orbi per informare l'opinione pubblica. Complesso applicare il medesimo regime anche alle squadre di Lega Pro, una platea più vasta e legittimamente anche meno strutturata per mettere in campo un sistema di comunicazione tanto efficiente e mediaticamente impattante. Quel che è certo è che, dato il numero di calciatori coinvolti in Serie C, la lista sarebbe effettivamente lunga. I primi a rivelarsi sono stati gli atleti del girone A, che coinvolge essenzialmente il nord Italia, colpito in maniera pesante dalla prima ondata del virus. Il primo ad uscire allo scoperto è stato Alessandro Favalli della Reggia Audace. Contemporaneamente sono venuti fuori 4 casi della Pianese e successivamente si è passati alla quarantena tanto delle squadre direttamente coinvolte quanto delle compagini che le avevano affrontate in campionato. La Juventus Under 23, ad esempio, ha osservato il regime di quarantena fino a qualche giorno fa. Chi credeva però che il fenomeno restasse tra i confini italiani si illudeva. La situazione europea, che si sta allargando a macchia d'olio, rivela quanto appena detto. Le squadre in quarantena per il Covid-19 in Italia, limitandoci alla massima serie, sono Juventus, Inter, Sampdoria, Fiorentina, Verona, Udinese, Atalanta. In Spagna, Real Madrid e Valencia. In Inghilterra, Arsenal, Chelsea, Everton, Leicester. In Germania, Paderborn, Hannover e Norimberga. Purtroppo, giorno dopo giorno, la lista è destinata ad allungarsi.